perché abbiamo fatto una legge sul conflitto di interessi, non lo tollero. Al limite l'Italia riparte dal 1994, perché questa legge doveva essere fatta 20 anni fa. E anche la questione sollevata dal collega di Forza Italia, per cui mettere sotto l'osservatorio dell'autorità un'altra autorità 50.000 persone avrebbe un costo esagerato, gli vorrei dire che il conflitto di interessi in questo Paese già ci costa, ci è costato e ci costerà un mare di soldi, perché tutti i giovani laureati che non riescono ad entrare nelle pubbliche amministrazioni perché ci entra il cugino, l'amante o il figlio del politico di turno, o tutti gli appalti che vengono dati agli amici degli amici o ai propri familiari, ovviamente creano all'interno del sistema Italia una distorsione del mercato che tutti i cittadini italiani stanno pagando. E quindi che siano 20, 100 o 50 mila, se si deve spendere un milione o 10 milioni, io credo che sia necessario farlo per il nostro Paese. Onorevole Sisto. Io ringrazio l'intervento illuminante del collega Cecconi, perché ci consente di capire qual è la ratio di questo provvedimento, che vede come al solito stranamente allineati il Partito Democratico, una parte del Partito Democratico almeno, e i 5 Stelle in una sorta di odio rancoroso e personalizzato nei confronti del Presidente Berlusconi. Io penso che questo sia ignobile, inammissibile, e richiamare costantemente come anima di questo provvedimento la necessità che un cittadino italiano non possa più fare il Presidente del Consiglio, credo che dia l'idea della pochezza ideologica che muove questo provvedimento e della scarsezza di materiale umano che in questo provvedimento aleggia. Io penso che questo è un provvedimento che invece avrebbe dovuto avere ben altra dimensione. Non, dicevo, un dissuasore dalla politica, non una mortificazione per chi sa, un'intimidazione per chi deve, ma una razionale, concreta individuazione dei casi in cui davvero il soggetto non può porre in essere determinate condotte. Qui invece, con un metodo preventivo assolutamente astratto, l'obiettivo è chiaro, il collega Cecconi ce lo ha detto, è colpire ancora una volta Silvio Berlusconi. Io penso che questo in quest'Aula non deve essere consentito. Presidente, mi consenta, come rappresentante a questo tavolo di Forza Italia, io la invito ad evitare che persone estranee all'Aula possano essere richiamate come razio di un provvedimento normativo così distorcendo completamente la generalità che deve contraddistinguere il nostro scopo e trasformandola in una lotta ad personam che, guarda caso, è rimprovero che tante volte è stato mosso verso altri fronti. Io trovo che le leggi ad personam, contra personam, non debbano mai essere ammissibili, e la confessione di Cecconi ci dà l'idea di come il Movimento 5 Stelle si muove in asse con una certa parte del Partito Democratico, e io con molto garbo ma con molta tenacia respingo al mittente questo tentativo di strumentalizzazione dell'Aula. Noi combatteremo invece per un conflitto di interessi che possa essere concreto, vero, e speriamo che in quest'Aula, al di là di quelle che possono essere i numeri e le impressioni, possa questo spirito di garanzia e di generalità delle leggi essere sempre costantemente presente. Onorevole Toninelli. Sì, la ringrazio Presidente. Per esprimere la gioia nell'ascoltare le parole del collega Sisto, che rappresenta l'emissario di Silvio Berlusconi mandato in Parlamento e soprattutto mandato in Commissione, a tentare di non solo bloccare e cancellare totalmente una norma già pessima voluta dal Partito Democratico, ma addirittura il collega Sisto e Forza Italia in Commissione hanno cercato di affossare la già ridicola legge Frattini voluta e approvata proprio da Silvio Berlusconi nel 2004. Quindi tutte le critiche, anzi invito il collega Sisto a farcene ancora di più, perché per noi sono complimenti. L'emissario avvocato di Silvio Berlusconi che critica il Movimento 5 Stelle sul conflitto di interessi è la miglior nota di merito che ci sentiamo di portarci dentro. Grazie. Onorevole Bianconi. Anzi, chiedo scusa, c'era prima l'onorevole Scotto.